Ciò che oggi può sembrare fantasia, domani sarà senza dubbio realtà. Questo è un racconto del futuro. Qui non esistono più nazioni o continenti, ma solo l'umanità. L'umanità e le sue colonie sparse nell'universo. Con una velocità oggi inimmaginabile, le astronavi percorrono la nostra Via Lattea. Sono pilotate da superuomini, addestrati a combattere senza esclusione di colpi. Una di queste astronavi è l'Orion. L'Orion fa parte di un gigantesco sistema di sicurezza che serve a proteggere la Terra dalle invasioni dell'universo. Accompagniamo dunque l'Orion e i suoi occupanti nel loro giro di pattuglia all'orlo dell'infinito. Bene, McLean, mi sembra che ora tutto sia chiaro. Tutto chiaro, ancora una volta. In che senso, ancora una volta? Questa è la seconda volta nel corso di 12 missioni che lei mi manda a caccia di quelle maledette spore a pressione di luce. E con ciò? Io non ho colpa se l'ufficio di ricerche interplanetarie si interessa tanto alle spore. Comincio a credere di essere diventato un botanico. Ha già sentito nominare la teoria panspermi maggiore? No, ma le sarei veramente molto grato se lei mi facesse partecipe del tesoro del suo sapere. Questa teoria parte dal principio che la vita non sia nata sulla Terra, bensì che sia arrivata a noi da un pianeta di un altro sistema solare, nelle fessure di meteoriti, per mezzo delle radiazioni solari o per mezzo di tempeste di luce cosmica. Molto interessante. Ah, certo. Ah, già. Quando lei ci porterà dei campioni e delle particelle dal luogo di affluenza di queste spore... Devo proprio farlo? Perché è titubante? Può anche darsi che tutta la sua teoria sulle panspermie risulti del tutto errata. A questo modo lei perderebbe per sempre l'unico argomento di conversazione di cui sa qualcosa. È spiritoso, maggiore, molto spiritoso. Ah, sì, sì, anch'io trovo il suo spirito piuttosto fuori luogo, considerata l'importanza della sua missione, McLean. Ha ragione, generale. Ah, su, avanti, si sbriga ad arrivare alla base di decollo. Le auguro buona pesca. Molte grazie, generale. Generale. Eh? Il messaggio dall'OB. Ah, già. Comandante, ci sarebbe ancora un particolare. Sì? Il comandante in capo la prega attraverso me di fargli un piccolo favore. Come dice? Il comandante in capo mi prega di fargli un favore. Le dice niente il nome Peter Paul Ibsen, amico mio? Peter Paul Ibsen. Un momento, questo nome io l'ho già sentito. È uno ma non dei più noti scrittori di fantascienza, vincitore del premio Utopia. Ah, Piede di Pollo, noi lo chiamiamo così. Sì, sì, ho letto due o tre dei suoi polpettoni. Mi pare finzione scientifica o qualcosa di simile. E allora? Beh, non mi sono piaciuti. I romanzi di Ibsen sono famosi in tutto il mondo. Non è certo un punto a favore per il mondo, ma suppongo che anche lui debba mangiare. Solo non capisco cosa abbia a che fare tutto questo con me, generale. Il comandante in capo la prega di prendere a bordo Peter Paul Ibsen per il viaggio verso Umbriel. Spring Brown, per caso non c'è di nuovo lei dietro questa storia? Peter Paul Ibsen è fidanzato con la figlia del ministro degli esteri planetari, a titolo informativo, e il ministro è un compagno di scuola del comandante in capo. E ora Ibsen vorrebbe partecipare a una missione nella galassia per raccogliere del materiale per un suo nuovo romanzo, capisce? Ah sì? Per raccogliere materiale per un romanzo? E proprio a bordo della mia nave? Ma dico, non vi bastava spedirmi a raccogliere spore? No, devo raccogliere anche materiale per un romanzo. Comunque non se ne parla neppure. Faccio un abbonamento per Marte, tanto quello vuole di Sonne ne ha. Vuole un'esperienza diretta. E qualcuno deve avergli detto che con lei sarebbe senz'altro in buone mani. Lei è un uomo famoso, McLean. Prego, mi chiami comandante. E se io mi rifiutassi? Può sempre farlo, è suo diritto. Lo faccia, se vuole cacciarmi in una situazione imbarazzante, maggiore. Quando lo riferirò ai miei uomini, credo che scoppierà la rivoluzione a bordo. Base 104, decollo 1227, Orion 8. Prego su pista 4, countdown meno 320. Sirius 29 pregato di portarsi in corridoio di attesa 9, via libera all'atterraggio fra 12 minuti circa. Non l'avrà detto sul serio. Ti è mai capitato di sentire il capo raccontare barzellette? Dobbiamo proprio vederne di tutti i colori. Per me Piede di Pollo è il più grande fanfarone del secolo. Nei suoi romanzi gli uomini dominano già il salto spazio-tempo. Se entra nella mia sala macchine gli spacco la testa. Aspettate prima di vederlo, bambini, forse è simpatico. Figuriamoci, un poetastro del futuro, tu sei troppo ottimista. Io lo trovo inaudito. Avrebbero dovuto avvertire almeno il servizio segreto. È tutto qui quello che la disturba? Fra 5 minuti partiamo. Sei in regola con il computer, Atan? Sì, ho già programmato la prima fase di volo. E allora partiamo subito, Cliff. Cosa stiamo aspettando?
Partiremo in orario e se il grande poeta non arriva, partiremo senza di lui. Starà componendo versi. Niente affatto, navigatore Subansky, ho già finito. Ecco, questo è il primo esemplare del mio nuovo romanzo e per così dire ancora fresco di stampa. Volevo portarvelo in omaggio, per questo ho fatto tardi. Lo preferisce con o senza dedica? Peter Paul Ibsen si presenta a bordo. E il suo bagaglio? Si trova già nella cabina 9, che lei gentilmente mi ha assegnato perché vi alloggiassi. Lei è stato nella sua cabina, come fa a conoscere la mia nave? Oh, mi sono preparato a fondo per questa missione e naturalmente ho anche studiato la pianta della nave. Credevo che non si potessero ottenere le piante delle navi spaziali senza il permesso del GDS. Si direbbe che le conoscenze del signor Ibsen siano molteplici. Allora le presenterò il mio equipaggio al completo, signor Ibsen. Oh, mi chiami pure Piede di Pollo, tanto più che mia assenza lo fa lo stesso. Questo è il tenente Jagelox. Non è necessario GDS. Che mi presenti gli uomini maggiore. Conosco già l'equipaggio attraverso gli innumerevoli rapporti e le trasmissioni televisive. Mi sono informato puntualmente. Dal momento che lei si è studiato ogni cosa alla perfezione, perché allora viene con noi? Lei sa già tutto. In teoria sì, ma in pratica penso che voi ne sappiate qualcosa più di me. E allora partiamo, se per lei va bene. Tutti ai propri posti. Bene, comandante. Inserire centro controllo. Raggio conduttore su coordinate iniziali. Orion a base 104, siamo pronti al decollo. Base 104, astronave Orion 8. A partire dal countdown meno 1, lei ha l'ordine di decollo automatico. 104 passa il controllo a stazione extraterrestre 3. Va bene, base 104, grazie. E dove posso sedermi? Tenente Jagelosk, deve far valere delle misure di sicurezza particolari per la persona dello scrittore Ibsen? Beh, il capo è lei. Sono lieto che lei ne sia finalmente convinta. Per il momento prenda il posto di Sig Bjornsson. Sig? Lei si è preparato a fondo, no? Sì. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Decollo normale. Ricevo raggio conduttore da EAS 104, passo. Lei ne è soddisfatto? Sì, perché no? Beh, fra 10-15 anni sarà diventato un ferro vecchio. Si riuscirà a riunire in un unico blocco calcolatore tanto il pilotaggio del sistema di forza quanto il meccanismo di propulsione e il calcolo della rotta. Già, lei deve saperlo per certo. La tecnica dovrà prendere per forza quella direzione. Inoltre io l'ho già descritto dettagliatamente 4 anni fa nel mio romanzo Irruzione al Polo Caldo. Beh, adesso se volete scusarmi andrei volentieri a rinfrescarmi un po'. Certo. Sbruffone arrogante. Non è affatto stupido. Nessuno l'ha mai affermato. Io lo trovo molto divertente. E anche affascinante. Le due signore sono del tutto inutili qui finché non avremo raggiunto il luogo dell'obiettivo. Oh, è possibile che i gusti femminili siano così depravati? Beh, ultimamente me ne sono reso conto anch'io quando ti ho visto con due magnifiche ragazze allo Starlight Club. La verità è che io sono bello. Immagino che sia una cosa stupenda inventare delle storie simili. In genere sono delle sfacchinate terribili. Non dovrebbe riuscirle molto difficile con tutta la sua fantasia. Temo che lei abbia un'idea un po' troppo romantica della stesura di un romanzo. No, non credo. È prevalentemente un lavoro molto duro. Davvero? Lo stesso succede a voi. Generalmente si pensa che i viaggi spaziali siano delle avventure molto eccitanti. Ma in realtà, a parte la vostra affascinante compagnia, sono alquanto monotoni. Monotoni, lo dice lui. Vedi di escogitare qualcosa per rendere il viaggio un po' più movimentato a quella scimmia maestrata. Non farò un bel niente. Ci mancherebbe che nel registro dei nostri peccatucci risultasse che punzecchiamo il genero di un ministro.
Detto fra noi, generale, a casa mia sono successe scene tragiche prima della partenza. Pensi che mia figlia non voleva lasciare partire Ibsen. Lei sa bene come sono fatte le donne. Pensano sempre a chissà quali pericoli e avventure. La missione non presenta alcun pericolo, signor Certamente. Ministro. Certamente. Già, ma non dimentichiamoci che dell'equipaggio fanno parte anche due donne. Non è il caso di preoccuparsi, signor ministro. Il tenente Legrail, se sono ben informato, è innamorata perennemente di McLean, in gran segreto, certo. E Tamara Jaglosk? Fra l'equipaggio dell'Orion esistono seri interrogativi sul fatto che sia una vera donna o un robot dall'aspetto poco attraente. Senta, le sarebbe possibile instaurare un collegamento radio diretto con l'Orion? Mia figlia sarebbe molto più tranquilla se io potessi dire a casa di aver parlato con Peter Paul personalmente. Purtroppo per il momento non è possibile, signor ministro. Il collegamento radio con l'Orion è guasto. Guasto? E da quando? Da ieri notte. E AS1 ha perso i contatti. Incredibile, questa è una cosa spaventosa. Che cosa dirò io a mia figlia? Sospettiamo si tratti di campi di alterazione vaganti, ma del tutto inoffensivi. Comunque la prego di tenermi al corrente. Speriamo che riusciate a ristabilire presto la comunicazione, altrimenti mi vengo a trovare in una situazione spiacevole. E io non credo proprio che lei voglia farmi una cosa simile. Allora, ancora niente? No, Cliff, siamo tagliati fuori. Deve essere a causa dei campi di alterazione. Beh, poco importa. Comandante, a libro di bordo. I nostri ripetuti tentativi di stabilire la comunicazione con Trav sono falliti. Ci avviciniamo al luogo dell'obiettivo e procederemo a cattura delle spore. Fine. È tutto chiaro? Assorbiremo magneticamente la nuvola di polvere di meteorite. Se abbiamo fortuna, riusciremo a rinchiudere nelle nostre camere blindate tante spore da tenere occupato l'ufficio di ricerche per un anno intero. Comandante? Sì? Posso chiederle una cosa? Sì, tutto quello che vuole. Laggiù c'è un asteroide distante circa 20.000 km da Umbriel, se non erro. E allora? Perché si assume tutto quel ciclopico lavoro con la nuvola di polvere di meteorite per assorbire le minime particelle e per prendere a bordo dei campioni? Perché non si possono prendere le spore come farfalle, egregio amico? Prendendo a bordo un pezzo di pietra da quell'asteroide laggiù, risparmierebbe giorni interi di lavoro, mi corregga se sbaglio. Già, in fondo lei ha ragione. Sì, è una buona idea. Sono lieto di poterle essere utile in qualche modo. Così non mi sentirò in colpa a chiederle un favore. Un favore? Sì, un desiderio che nutro in cuore da tempo. Oh, mi spiace, ma purtroppo le due signore per il momento non sono disponibili. Questo lo so, comandante. No, volevo pregarla di affidarmi per una volta nella vita a una Lancet. Ma lei ha una crisi di pazzia? Oh, la prego. 4 settimane fa ho seguito con profitto un corso per il volo automatico delle Lancet. Ah, sì, può anche darsi, ma quei corsi sono soltanto teorici. Chiunque è capace di saltellare qua e là nell'atmosfera su un raggio conduttore. Comandante, lei sa perfettamente che il principio è sempre lo stesso. A me interessa solo ciò che si prova a volare nello spazio. Lui ama le sensazioni. La prego di cuore di esaudire questo mio desiderio. Me lo conceda come regalo di compleanno. Dopodomani compio 40 anni. Tanti auguri. E lei sarebbe davvero capace di andare in giro con quell'affare? Oh, comandante, nei libri queste cose sono sorpassate. Nei suoi libri gli uomini sono già in grado di dematerializzarsi. Mi lasci fare un saltino fino all'asteroide. Se vuole posso spiegare con un paio di parole sul libro di bordo che intraprendo il viaggetto di mia spontanea volontà e contro i suoi consigli. E va bene. Il tenente De Monti l'accompagnerà. No, comandante, mi lasci volare senza accompagnatori. Non posso assolutamente. Da solo, tutto da solo, volare per un poco nell'infinito senza sorveglianti. Questo è il mio sogno. È anche romantico. Non trovo che sia necessariamente un difetto. Tenente Legrel, il suo compito qui a bordo è di sorvegliare lo spazio. I giudizi sul fascino maschile li riservi per favore i suoi momenti di libertà. La prego, comandante, mi faccia contento. La cosa non nasconde nessun pericolo. Va bene, per me faccia pure. Basta che poi mi lasci in pace. Ma l'ho avvertita, si assume lei tutti i rischi. La ringrazio di cuore. Grazie infinite. Mario, approntare per il decollo Lancet 1. Camera di lancio pronta per il decollo? Sì, Cliff. Sorveglianza spaziale pronta per Lancet 1. Non le è venuto in mente di chiederlo prima a me, che sono l'agente GSD responsabile? Per quanto riguarda lei, da quando il signor Ibsen è a bordo, ho in mente ben altre cose. Che cosa intende dire? Intendo dire che... Oh, sciocchezze, ritiro l'affermazione con l'espressione del più profondo rammarico.
Non mi interessano assolutamente i suoi sentimenti personali. Lancet 1 pronto al decollo. Bene, Mario, allora via. Buon viaggio, signor Ibsen. Molte grazie, comandante. Grazie di cuore. Non avrebbe dovuto permettergli di volare. Via, tranquilla. Non è affatto pericoloso. Quello vola su un raggio conduttore da cui non può staccarsi. Pronto, comandante? Devo dire di essere un po' deluso. Lei mi ha piazzato su un raggio conduttore su cui la Lancet potrebbe volare anche da sola. Mi ha preso forse per un lattante? Ora spengo la guida automatica e prendo io stesso i comandi. Ti faccio il piacere di non toccare nulla. Mi sente, Ibsen? Mi ha capito? Seguirò questa rotta, non si preoccupi. Sta deviando. Ha deviato la rotta. È un idiota. Ibsen, cosa sta facendo? Mantenga la rotta. Se continua in quella direzione, fra 3 minuti atterrerà sulla luna. Bene, di Umbria. Bene, così avrà quel che si merita. Ibsen, mi sente? La sento bene, comandante. Il coso che lei mi ha affidato è un po' recalcitrante. Sono uscito di rotta, ma non so per quale motivo. Siete riusciti a localizzarmi? Pronto, McLean? Risponda, datemi la correzione di rotta. Pronto, Ibsen. Non riesco più a sentirla. Lei mi sente? Non l'ho più sul localizzatore. Anche il contatto radio si è interrotto. Evidentemente si vergogna e tace. Ah, non so proprio chi dovrebbe vergognarsi di più qua dentro. Secondo i miei calcoli ora dovrebbe atterrare sulla luna di Umbria. È pericolosa? No, solo squallida. Un cumulo di macerie abbandonato e desolato. Non ho assolutamente voglia di atterrare laggiù per tirarne fuori quel signor su tutto. Chissà perché non risponde più. Beh, sarà impegnato con le manovre di atterraggio. Mm-hmm. Qui parla Ibsen a bordo di Lancet 1. Chiamo Orion. Comandante McLean, risponda. Incido sul registratore di bordo di Lancet 1. Per motivi inesplicabili sono uscito fuori rotta e mi sono posato su un asteroide a me sconosciuto. Deviazione di rotta 12 gradi. Tento di ritornare su Orion. Ibsen al registratore di bordo. Tentativo di decollo fallito. Il propulsore lavora normalmente, ma qualcosa mi tiene ancorato al suolo. Ora provo con l'impianto di decollo d'emergenza. Non riesco a stabilire contatto radio con Orion, per cui continuo a parlare sul registratore. Tentativo di decollo con impianto d'emergenza fallito. L'asteroide presenta condizioni simili a quelle terrestri, secondo il misuratore di pressione e di ossigeno. Adesso scendo per esaminare la natura del terreno, visto che le difficoltà di decollo dipendono proprio da questo. Chiudo. Cosa volete? Siate pazzi, si può sapere che cosa volete? Scommetto che quello vuole solo farci prendere uno spavento.
Non credo che Ibsen abbia una mentalità perversa come la tua. Di una parola contro quel poetastro e Helga salta su a difenderlo come una leonessa il suo piccolo. Ibsen ha risvegliato il suo istinto materno. Strano, visto che domani compie 40 anni. Piantatela una buona volta di comportarvi come scolaretti. Ci deve pure essere una ragione per cui non risponde. Lei possiede una logica di pensiero sbalorditiva. Ma qual è la ragione? Orion Otto chiama Ibsen. Ibsen risponda. Ibsen! Dov'è l'Orion? Nelle vicinanze di Umbriel. Non conosco la posizione esatta. Se mente se la vedrà molto brutta. Quanti sono a bordo? Oltre a me e altre sei. Al comando di chi? Del maggiore McLean. McLean? Quello che prima apparteneva alle unità da guerra veloci? Sì. Ma lei cosa vuole? Risponda alle mie domande. L'Orion è una grossa astronave? Sì. Di che tipo? Alfa 3, con armamenti speciali intergalattici. Bene, molto molto bene. Adesso lei parlerà con quelli dell'Orion. Dirà al maggiore McLean che è atterrato con la sua lancia Tsumura a causa di un guasto al timone. Che cos'è? Lei dirà al maggiore McLean che non riesce a decollare con le sue sole forze. Lo pregherà di atterrare qui e di riprenderla a bordo, ha capito? Risponda, ha capito? Avanti. Spegnete. È disposto a parlare? La sua preziosissima e intelligentissima testa da scrittore si trova proprio in mezzo a due raggi Omicron più sottili di aghi. Un po' caldino, non è vero? E pensare che siamo alla rispettosa distanza di 15 millimetri dalla pelle. Ma possiamo avvicinarli? Sì, sì, parlerò con McLean. Dirò tutto quello che volete. Beh, molto bene. Non c'è bisogno che le spieghi cosa succederebbe se lei dovesse tentare di metterlo in guardia. Ibsen, avanti, risponda. Oh, non ha senso aspettare ancora. Deve essergli successo qualcosa durante l'atterraggio. Atan, mutamento di rotta, Luna Umbriel. Asso, propulsione più 10. Bene o male, più 10. Cliff, sta arrivando un messaggio sul canale 3. Ibsen chiama Orion 8, rispondete. Finalmente, Ibsen, cosa le è capitato? Ho dovuto atterrare su Mura, settore spaziale numero 72918. Cosa diavolo ci fa lei su Mura? Secondo i nostri calcoli lei dovrebbe essere atterrato su Luna Umbriel. Un guasto al timone. Deve venirmi a prendere, maggiore. È ferito? Parla in un modo così strano? C'è qualcosa che non va? Ibsen, cosa succede? Da dove diavolo sta parlando? Sono nella centrale amministrativa della colonia. Per il resto tutto in ordine? Tutto in ordine, comandante. Passo. Ben fatto, Ibsen. Ora possiamo anche goderci una piccola pausa. Tamara? Sì? Mi spiace molto disturbare la sua lettura, creda, ma vorrei discutere con lei di una cosa. Prego. La mia è una domanda del tutto sincera e non polemica. Guardi per favore sui suoi regolamenti del GSD. Posso volare su Mura? Non ho neanche bisogno di riguardarli. Su Mura non può atterrare nessuno eccetto gli organi di servizio di sicurezza e le navi di rifornimento, a meno che non vi siano degli ordini superiori. Per cui tutto è molto chiaro. Le proibisco di atterrare su Mura. Volevo solo saperlo. D'altro canto, però, il mio capo mi torcerebbe personalmente il collo se tornassimo indietro senza Ibsen. E lei non ha proprio niente da ridere. Ah, sì? E allora, che ordini mi dà? So che lei pianterebbe più che volentieri il povero Ibsen su Mura ad aspettare che la prossima nave rifornimento, magari fra 6 o 7 mesi, vada a riprenderlo, vero? Quello che io voglio non è affatto in discussione. Tutto dipende solamente dai suoi ordini. Sa una cosa, a volte potrei anche... Su, la prego, non si nervosisca. Atterri su Mura, mi assumo io la responsabilità. Davvero? Posso andarci? Prego. Atan, rotta su Mura e prepararsi per l'atterraggio. Rotta su Mura.
Il desiderio di rivedere il poeta è così forte? Altre domande? Sì. Mi dica una cosa, noi altri conosciamo Mura solo per sentito dire, è davvero così brutta. Si dice che sia più o meno simile alla Siberia di una volta. Beh, non è certo un paesaggio idilliaco, ma a quella gente è andata ancora bene. Si muovono liberamente e possiedono persino una specie di autoamministrazione. Nell'insieme sono trattati umanamente. Lei pensa che sia umano bandire degli uomini dalla terra vita naturale durante? Prima li rinchiudevano per tutta la vita nelle prigioni oppure li giustiziavano. Ciò significa che sono dei veri criminali? No, non dei criminali nel vero senso della parola. Più che altro sono persone indesiderabili e fra loro c'è un'intera sfilza di ex celebrità. Beh, allora il signor Ibsen dovrebbe trovarcisi a meraviglia. Primo è celebre, secondo è indesiderabile. Leaf, cosa facciamo? Ci stiamo avvicinando all'ellisse di Mura. Prepararsi all'atterraggio, arrivo. Bene, andiamo. Distanza? 5.000. Stabilire contatto eco. Contatto eco. Via con la propulsione. Via. Comunicatemi quando raggiungiamo le coordinate dell'obiettivo. Il computer è in funzione. Comandante a pilota, decelerazione completa. Velocità relativa a zero. Riempire i cuscinetti d'atterraggio. Già fatto. Fuori il canale di atterraggio. L'equipaggio si prepari a scendere. Atan e Helga, voi rimanete di guardia a bordo. Gli altri scendono subito fuori bordo. Cliff, qualcuno vuole parlarci. Centrale amministrativa Mura chiama comandante McLean. Mi sentite? Sì, vi sento. Per favore, accenda il suo visiofon fuori bordo. Ibsen, per amor del cielo, cosa c'è? Maggiore McLean, lo vede in che posizione si trova un membro del suo equipaggio? Abbandoni disarmato insieme ai suoi uomini la nave, uno dopo l'altro. Al primo tentativo di resistenza, Ibsen brucerà come un fiammifero. Ha capito? Cosa significa questa maledetta? Niente discussioni e non provi neanche a lasciare qualcuno a bordo. Sappiamo con precisione in quanti siete. E ora avanti. Comandante a equipaggio. Scenderà a terra uno a uno senza armi, senza resistenza. Dentro. Più presto. Svelti, svelti. Di qua. No. Andate di là. Tu fermo. Cliff, vogliono dividerci. Maiali, siete dei maledetti maiali. Lascia perdere, asso. È inutile resistere. Su, dentro. Avanti. Benvenuto su Mura, comandante McLean. Chi è lei? Cosa significa questa storia?
Il suo amico Ibsen ha appena trascorso un paio di ore spiacevoli su quella sedia, ma nutro la speranza che con lei non sia necessario. Lei ha la fama di essere un uomo intelligente. Chi è lei? Chi le ha dato il diritto di sequestrare me? Una cosa per volta, comandante. In ogni caso posso dire di essere molto lieto di potervi accogliere qui. La smetta di dire sciocchezze. Cosa succede qui? Questo è uno scherzo di cattivo gusto. Credevo che Mura fosse... Un bagno penale, maggiore. Lo dica pure tranquillamente. Una colonia di esiliati, di ripudiati. Sì, è proprio così. Per ora. Ma non per molto. Come mai siete in possesso di armi? Domanda intelligente, comandante. In effetti, questo era il punto più difficile di tutto il piano. Ci sono voluti anni prima che riuscissimo a trovare qualcuno che potesse aiutarci fra le autorità, ma un bel giorno lo trovammo. Un insignificante caporeparto dell'ufficio armamenti per il rifornimento intergalattico, un uomo corruttibile. Gli procurammo delle compresse di euforin. Quando poi gli chiedemmo le armi, naturalmente rifiutò, ma ormai noi lo tenevamo in pugno, bastava una nostra parola e sarebbe stato spedito qui anche lui. Con lui farò i conti dopo. Non credo, Maggiore McLean. Lei non sarà certo così ingenuo da credere di poter tornare di nuovo sulla Terra. Se lei si azzarda a tenerci prigionieri... Non sarebbe un azzardo. Sarebbe un azzardo lasciarvi andare via liberi. E io non correrò di certo questo rischio. Cosa intende fare? Mi creda, oggi è un gran giorno per Mura. Un avvenimento storico. Aspettiamo da tanto tempo questo giorno, Maggiore, a lungo e pazientemente. E ritengo che il destino ci sia stato favorevole a far cadere nella trappola proprio lei. Ma che cosa vuole da me? L'Orion, naturalmente. Non è stato facile convincere i miei uomini che non aveva senso catturare la prima nave rifornimento che fosse venuta qui. Avremmo sgombrato solo quando il caso ci avesse consegnato nelle mani una moderna e grossa astronave. Abbiamo dovuto aspettare, e aspettare è molto difficile su Mura, ma ne è valsa la pena, perché nemmeno io avrei mai osato sperare che si trattasse proprio dell'Orion. A che cosa le serve l'Orion? Vogliamo andarcene, Maggiore, e non farci più vedere. Presto Mura sarà solo quello che era prima che alla Terra venisse l'idea umanitaria di mandare qui gli uomini indesiderabili. E cioè un granello di sabbia nel deserto dell'infinito. E dove vorreste andare? La Terra non ci vuole più. Può darsi che altrove saremmo più apprezzati. Vorreste? No, no, non è possibile. Perché no? Lo so che per lei e per i suoi pari le creature extraterrestri sono dei mostri, degli animali repellenti, frogs voi li chiamate. Noi qui su Mura abbiamo imparato a pensarli in altro modo. Noi odiamo voi come voi odiate loro. Volete passare ai frogs? Non può essere vero, lei deve essere pazzo. Sulla Terra hanno già sostenuto una volta che io fossi impazzito. Ma si sono sbagliati in pieno. Lei si chiama Turen, ricordo. Lei è... Sono lusingato che lei mi ricordi. Già, McLean, un tempo ero famoso. I miei esperimenti con i raggi paralizzanti facevano sensazione. Già, con quegli esperimenti lei ha messo in pericolo la vita di migliaia di persone. Per questo è finito qui. Esiliato, dimenticato da tutti, costretto a vegetare su un pianeta deserto come un lebbroso. Perché? Solo perché il mio concetto di etica non combaciava con quello della maggioranza. Alla Terra non interessavano i miei raggi paralizzanti, benissimo. Adesso però dovrà interessarsene, visto che saranno i Frogs ad averli. Li farò pentire, mi creda. Lei vuole consegnare ai Frogs quella terribile arma? Si rende conto di quello che dice? Certo che lo so, è una mia piccola vendetta personale. Ma lei è un uomo, nonostante tutto. Non è possibile che desideri la fine della sua razza. Qui su Mura nessuno ha il minimo motivo di non desiderarla. Avrebbero dovuto ucciderla subito. Un pio desiderio che io le ricambierò, comandante. E inoltre con maggior effetto, le assicuro. Cosa intende dire? Sa perfettamente che non ho scelta, comandante. E inoltre non posso neppure dire di eliminarla volentieri. Lei è un uomo valido e potrebbe essermi di moltissimo aiuto, però è anche una specie di eroe. Lei e i suoi uomini siete degli idoli e quindi siete pericolosi. Lei tenterebbe in continuazione di osteggiarmi e perciò deve sparire. Probabilmente diventerà una vittima della sua stessa fama. Non è necessario che ci uccida. Perché non ci abbandona semplicemente qui? Perché lei sa troppe cose. Non occorre che la Terra sappia prematuramente che sono, per così dire, passato alla concorrenza. E allora perché mi ha raccontato tutto? Se lo preferisce, diciamo che ho voluto concedermi un piccolo piacere personale. Il terrore del suo viso mi ha ripagato di molte cose. Maledetto! Vede di non giocarsi la mia indulgenza. Ho in mente di concedervi una morte indolore. Ma posso anche cambiare idea. Ma come osa dirmi una cosa simile, generale? Ormai da 6 giorni non avete più alcuna notizia dell'Orion. Preferisce forse che le racconti frottole? E adesso cosa racconterò a mia figlia? Ah, questo è un problema suo. Il mio è che non riesco a stabilire i contatti con l'Orion.
I campi cosmici di alterazione. Ah, lei è sui campi cosmici d'alterazione. Quelli sono cessati da molto tempo. No, no, no. Deve esserci un'altra ragione. Generale, è stato un errore imperdonabile affidare mio genero proprio a quel pazzo di McLean. Spero ne convenga anche lei. Non è stata una mia idea. Voleva andare a tutti i costi con McLean e con nessun altro. Ma lei avrebbe dovuto impedirglielo, generale. Lei lo conosce bene, quel McLean. Sì, lo conosco bene. È il migliore dei miei uomini. Bene, sono curioso di vedere come finirà. Ho la netta sensazione che non vogliano noi ma la nostra nave. Ma perché mai? Non so, ma Ibsen mi ha mormorato qualcosa del genere quando l'hanno condotto via. Sa cosa ho pensato io quando ci hanno portate qui? Probabilmente la stessa cosa che ho pensato io all'inizio. Colonia penale, niente donne. Hanno saputo da Ibsen in qualche modo che a bordo dell'Orion ci sono due donne e hanno pensato di catturarci. Grazie a Dio non è il nostro caso. Ha notato come ci hanno guardato prima, quei due che ci hanno divise dagli uomini? Già. Mi è corso un brivido lungo la schiena. Uno dei due mi faceva pena. Così giovane, già condannato qui su Mura. Non per molto da come la vedo io. Quelli vogliono squagliarsela e con l'Orion. Ehi, un momento. Se hanno tanto bisogno dell'Orion, potremmo ricattarli per mezzo dell'Orion. O sbaglio? Sì, ma come? Asso e Mario sono nella stanza vicina. Possiamo... succede? Devo dirle una cosa importantissima. Ti sbrighi, di cosa si tratta? Qualcosa che la lascerà allibito, giovanotto. Mi lasci in pace, non ci piacciono le femmine invadenti. Siete sempre così scortesi con le signore? Qui non ci sono signore. E io non sono una signora. Non mi faccia perdere tempo, sto facendo il giro di controllo. Se non mi lascia in pace riceverà una scarica con il paralizzatore. Sarà lei a... Lei è un bel tipo. Mi spiace per lei. Perché le spiace? Perché presto sarete morti. Tutti noi? Certo. Ma qui manca qualcuno. Cosa intende dire? Niente di più di quanto le ho detto. La mia collega si è volatilizzata. Ho voluto avvertirla perché mi spiace che un bel giovane come lei passi dei guai. Cosa? Zitto, ma... e niente scherzi se non vuoi che ti fulmini. Portaci dai nostri amici, subito. Quanta gente c'è di guardia? Solo io. Ti consiglio di non gridare. Avanti. Avanti! Vuoi muoverti? Lasciate! Dentro tu. L'uscita non è sorvegliata. Questa è un'arma per difenderci. Che ne è stato di Cliff? Non l'abbiamo vista. Andiamo allora. Aiutami, Mario. Aspetta, Mario. Se dici una parola, una sola, sei un uomo morto e sepolto. Andiamo, presto. Devo confessarle, comandante McLean, che la nostra chiacchieratina mi ha divertito. Lei è l'ultimo rappresentante della Terra che ho l'occasione di vedere prima di andarmene. E ho avuto fortuna, perché poteva anche trattarsi di un uomo stupido. E io detesto gli stupidi. Allora dovrebbe detestare se stesso. Ah, sì? Sulla Terra hanno cercato infinite occasioni per farmi apparire pazzo e perverso, ma stupido è nuova. Comunque è così. Lei ha elaborato un piano fin nei minimi particolari, ma ha dimenticato una cosa, e la più importante. Ah, e cioè?
Come farà a portare un'astronave come l'Orion nel territorio dei Frogs senza il personale addestrato? Ma carissimo, lei non ha idea di quanti tecnici qui su Mura brucino dal desiderio di poter guidare un'astronave. E quando questi tecnici hanno pilotato per l'ultima volta un'astronave grossa? Il mio uomo migliore è arrivato qui 3 anni fa. Aveva ucciso per motivi di gelosia il suo navigatore. 3 anni fa. Se lei mette oggi quell'uomo sull'Orion si troverebbe come un bambino. Sarebbe come se lei ordinasse ad un attore che ha interpretato la parte del medico di eseguire un intervento. Vuole scherzare? Non è il momento. Non ho più niente da perdere, lo so. E anche se lei mi spedisse al creatore, mi divertirei a guardare da lassù il modo in cui il vostro specialista vi manderebbe a sbattere contro la prima meteorite. Ci sono stati davvero tutti questi cambiamenti? Ora possediamo per esempio dei propulsori di nuovo tipo. Il sistema di pilotaggio è stato cambiato prima del nostro ultimo decollo. Tutte fandonie. Pensi pure quello che vuole, se ne accorgerà. Sono al corrente di tutto, mi sono informato rigorosamente. Lei sa meglio di me che l'evoluzione non può arrestarsi nel corso di 3 anni, anzi progredisce. Deve arrendersi, Turen. Certo, lei mi può uccidere, ma non mi può incutere rispetto. Lei è pazzo. Questa me la pagherà. Questa offesa me la pagherà cara. Se i Frogs posseggono il senso degli humor, si divertiranno un mucchio alle sue spalle. Peccato che lei non riuscirà mai ad arrivare. Vecchio retrogrado, ridicolo e velenoso. Stretto. Spegnete le luci. Possiamo continuare a parlare anche così, McLean. Non si mette in mente che io sia tenero verso i belli busti arroganti come lei, più vicini ai raggi. Ora è buio, McLean. Ma la vedo perfettamente. E vedo la paura nei suoi occhi. E sta facendo la stessa penosa figura che faceva prima quel ridicolo sognatore degli spazi. Sì, McLean, così finisce la vita di un eroe fasullo. Avanti, ammetta di avere paura. Tu lo dica che ha paura. E non speri di morire troppo in fretta. Sarà una cosa lenta, lenta come farà comodo a me. E adesso non dici di avere paura? Già, paura di un vecchio pazzo e velenoso come lei. Bruciatelo! Attenzione, sono evasi 5 uomini dell'Orion. Hanno preso con loro Hendrik. Si è lasciato imbrogliare dalle ragazze. Fermi. Molto bene, McLean. Apprezzo il suo coraggio. Lei ha tenuto conversazione cercando di guadagnare tempo perché i suoi potessero capovolgere le parti. Ma temo proprio che le servirà maledettamente a poco. Al contrario, mi ha fatto venire una bella idea. Lei ha ragione. Forse ho bisogno di tutti voi per arrivare dove voglio, ma di uno di voi non avrò bisogno. Il vostro poeta utopistico. E quello adesso la pagherà per tutti. Servirà da avvertimento per le future trovate del suo equipaggio. E così, tutte le volte che andrete contro il mio interesse personale, uno del suo equipaggio se la vedrà brutta, a seconda della sua efficienza e utilità. Il prossimo McLean sarà l'agente GSD, il terzo l'altra ragazza e così via. E proprio alla fine, lei. Considera ridicola anche questa precauzione. Tirate fuori il poetastro dalla cella e portatelo qui. Cosa ne avete fatto del guardiano? L'abbiamo ibernato. Bene, ci serve come testimone, altrimenti nessuno crederà a questa storia. Asso, preparati per il decollo. Sei impazzito. Io non me ne vado senza gli altri. Ma questa è l'unica possibilità. Quando quelli si accorgeranno che siamo filati, non oseranno ucciderli, perché capiranno che torneremo con tutta la flotta spaziale da guerra. Non voglio correre rischi. Quelli sarebbero capaci di ucciderli anche solo per odio. Mio caro McLean,
La prego di osservare attentamente quanto avverrà. Un uomo che muore, certo per lei non sarà una novità. Vista e considerata la sua esperienza di voli spaziali, ne avrà visti morire parecchi nella sua carriera. Ciò nonostante, la prego di prestare la massima attenzione, perché non credo che si annoierà. Lei vedrà la sua morte in una copia esatta e prerealizzata. In altre parole, lei ora sperimenterà due volte la sua morte. Un poeta sconosciuto ha detto un giorno che l'uomo vive nella morte la sua vita reale. Se la si interpreta così, McLean, io le regalo due volte la vita. Me ne sia almeno grato. Infinitamente. E se dovessi per caso cavarmela, le giuro che la strozzerò con le mie mani. Al confronto la morte di Ibsen sarà un atto di pietà. Buona idea. Peccato che non ne avrà mai l'opportunità. Avanti. Esterno 1 a capitano. Messaggio da parte dell'Orion. Canale 3. Vorrei parlare con la super canaglia. Il capo porcile, il gangster che comanda. Rispondete. Perché non rispondete? Lei è il più grosso porco di mura. Ma stia tranquillo e gliela faremo pagar cara. Siamo a bordo dell'Orion. Che cosa volete? Ho caricato tutta l'astronave di energia fino alla iperpropulsione. Lo sa cosa significa? Parlate, cosa volete fare? In un batter d'occhi i miei uomini intendo potrebbero... liberare l'energia. Se l'intero equipaggio dell'Orion non sarà a bordo nel giro di 15 minuti esatti e tutti incolumi, compreso Ibsen, capito? Senta, i miei uomini... Non voglio sentir niente. Tra 15 minuti, l'Orion e l'intera colonia salteranno in aria. E il mio orologio spacca il secondo. Abbiamo circondato l'Orion con un cerchio protettivo. Possiamo fermarvi... Non potete fare niente. Tra 15 minuti esatti esploderemo se tutto l'equipaggio non sarà a bordo. Chiudo. Penso che lei abbia vinto, McLean. Vada. Vada via e si porti i suoi uomini. Intende dire, Turenne, che siamo liberi? Di cosa si preoccupa? Forse riuscirà a capirmi più tardi. Vada ora. Le garantisco di far arrivare lei e il suo amico poeta sani e salvi a bordo. Ah, non riesco a capire perché non hanno sorvegliato la nave. Perché non avevano calcolato che noi saremmo potuti fuggire. Ancora 4 minuti. Eccoli! E l'abbiamo fatta? Sì. Cliff, come va? Di me parliamo dopo. Sì. Tutti ai propri posti. Andiamocene prima che cambino idea. Pronti per il decollo di emergenza? Pronto. Programmato per il rientro. Allora via, Asso. Bene, comandante. Si parte. Cliff, cosa significa? Cosa succede al propulsore, Asso? La propulsione è normale. Ma perché non riusciamo a partire? A me è successo la stessa cosa. Ci ho provato due volte e non ce l'ho fatta. Forza, Asso, decollo di emergenza. Più energia latente. Cosa? Decollare con le riserve di energia latente è pura follia. Dobbiamo correre il rischio. Cliff, da un'occhiata qui. Là fuori c'è un grosso campo elettromagnetico intorno a noi. Cliff, perdiamo energia. Il campo magnetico sta deviando la nostra energia a velocità pazzesca. Mario, al posto di combattimento, controlla l'energia di armamento. Bene. È incredibile, il commutatore va a tutta forza, ma l'energia scorre via come se niente fosse. Asso, tentiamo di decollare. Riflettici bene, Cliff. L'energia ci basta malapena per un altro decollo. Se anche quello fallisse, non ce ne andremmo mai più. Cliff, anche l'energia di armamento se ne va. Maledizione. McLean, ci hanno teso una trappola. Più energia usiamo per andarcene, più continua a caricarsi il campo di protezione. Sì, deve essere così. Per questo motivo Turenne ci ha lasciati venire a bordo facilmente. Allora dobbiamo scendere a terra e cercare la fonte elettromagnetica. E tu credi che quelli ce la permetterebbero? Cliff, un messaggio su video 3. Salve, McLean. Come va? Non vuole intraprendere un altro tentativo di decollo? No? Lei è molto ragionevole, in quanto la cosa sarebbe del tutto inutile. Spero che lei apprezzi le prestazioni tecniche che ci sono in questa trappola. Lo vede? I miei tecnici non sono così arretrati come lei credeva. A cosa serve questa inutile tortura? Lei è un pazzo. Perché ci ha lasciati salire a bordo per poi tenerci prigionieri qui? Non potevo assolutamente permettere che quello zotico contadino di ingegnere facesse esplodere la bella Orion. E adesso sia ragionevole, McLean. Le propongo un buon affare.
Lei lascia salire a bordo l'equipe dei miei uomini e mostra loro le nuove installazioni tecniche. In cambio io garantisco a lei e al suo equipaggio di aver salva la vita. Vi lasceremo qui, quando partiremo. E chi mi dice che lei manterrà la parola? Beh, deve credermi, non le rimane altra scelta. Dica di sì, non abbiamo davvero scelta. Mandi i suoi uomini. Magnifico, arriviamo. Ah, a proposito, non si dia la pena di cercare le armi, le abbiamo tutte noi. Non siamo sciocchi. Però questo lo abbiamo noi. Il porco non ci ha pensato. E questo gli costerà la testa. Attenti, dobbiamo separarlo dagli altri. Ti proverò io quando gli mostrerò il suo posto. No, Cliff, prendi l'ascensore, gli altri li blocchiamo noi. Sì, hai ragione. Farò in modo di andare con lui da solo in ascensore. E poi lo bruciaccherò a dovere finché non darà l'ordine di aprire la trappola. Funzionerà se non si porta troppe guardie del corpo. È convinto che noi siamo disarmati. È la nostra ultima occasione. Eccoli. Dammi quell'affare. Salve, McLean. Stiamo arrivando. E niente sciocchezze. Al contrario di voi, noi siamo bene armati. Ha funzionato, Cliff. Quello non ci pensa più. Aspettate. E agite a un mio cenno. Allora, amico mio, adesso chi ha l'arma che avete rubato prima? Quale arma? Non faccia il finto tonto, pensa che io sia stupido. Non ho dimenticato quell'arma neanche per un istante. Su, avanti. Chi ce l'ha? Se non me lo dice, vi farò spogliare tutti nudi come vermi. Alle signore la cosa non piacerà affatto. Molto bene. Possiamo cominciare subito con la dimostrazione. Prego, comandante McLean. Su, via di lì, via. La cosa migliore è che vi mostri come avviene il decollo, così potrà vedere gli impianti in funzione. Chi è il suo navigatore? Sono io. E allora lei vada laggiù e osservi il lavoro al computer. Lei vada in sala macchine. E a me mostri subito il pilota automatico. Anche lei ha dei desideri particolari? Faccia quel che le è stato ordinato. E niente sciocchezze. Su, avanti. Per favore, tutti ai posti di decollo. Tutti ai posti di decollo. A proposito, i miei complimenti, Turen. La campana di energia che lei ha costruito sopra di noi è un vero capolavoro. Che diametro ha effettivamente? Perché vuole saperlo? Vorrei darle una dimostrazione di decollo e arrestare la nave poco prima del vertice della campana. Così lei osserverà la precisione del nostro pilota automatico. La cosa ti interessa, Joe? Naturalmente, capo. La campana ha un diametro di 580 metri e un vertice alto 860 metri. Atan, calcola l'angolo di volo e il vertice. L'angolo di volo. Faccia quel che le è stato ordinato. O intende osteggiarci con la resistenza passiva? A che cosa le serve l'angolo di volo? Per il campo dinamico. Ibsen? Sì? Nei suoi artistici voli pindarici ha mai approfittato dell'idea di uno scambio di forze, per caso? Sì, certo. Basta con le chiacchiere, esegui il decollo. Programmazione a posto? A posto. Comandante a pilota, prepararsi al decollo. Al countdown meno 5 e accelerazione completa su L1. Che significa L1? Acceleratore di particelle luce. Con un tecnico così non andrà lontano, Turen. Ho approfittato di lei proprio per questo, e ora avanti. Comandante a cannoniere. Sì? Che cosa ci fai ancora qui? Già, io devo... Vai al tuo posto di decollo. Fermo, dove sta andando? Al mio posto. E perché? Con astronavi di questo tipo la prima fase di accelerazione è enormemente critica. Perciò noi controlliamo il consumo di energia con due sistemi di controllo indipendenti l'uno dall'altro. E quindi si deve occupare il posto di combattimento per controllare l'energia di armamento. Bene, tu vai con lui in modo che non gli vengano idee sciocche. Asso, tutto a posto? Tutto a posto. Pronto al decollo. Mario, countdown per il decollo. Perché? Credevo che il countdown per il decollo avvenisse per mezzo del computer. Faccia attenzione, lo capirà da solo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Che significa, McLean? Siamo decollati. Se mi fa ammazzare adesso, per lei è il suicidio. Asso, via con la latente. Latente via. Mario, inserire tutti gli absolver. Oh.
Attento, Atan! Con i più sinceri auguri da parte dell'Ordine. Forza, Atan, al posto di combattimento. Aiuta Mario, io vado in sala macchine. Cliff, non è necessario. Il mio baby dorme già. Sorvegliate quei tipi. Beh, se lei possiede una simile padronanza anche nella sua professione, le assicuro che andrà molto lontano, caro mio. E ora mettiamoli nella camera di ibernazione. A questo punto ci siamo meritati un bel whisky, eh? Già. E poi via verso casa. Beh, ce n'è voluto di tempo prima che capiste le mie intenzioni. Avevo una gran paura che Turenne lo notasse, se fossi stato più esplicito. Mi sembra che abbiamo capito abbastanza in fretta. Se posso essere sincera, non ho capito ancora proprio niente. Ma, carissima, era addirittura elementare. Se noi avessimo caricato alla iperpropulsione. Già. La Lancet con l'energia e l'avessimo lanciata in un angolo di 80 gradi contro il vertice della campana, sarebbe sorta una gran confusione di campi dinamici che si sarebbero poi neutralizzati a vicenda. Per un attimo la trappola spaziale si sarebbe aperta e in quel momento... Un'idea magnifica. Peccato che non fosse sua. Come? Ah, già, effettivamente. Ma sarebbe degna di essere mia. E la impiegherò senz'altro nel mio prossimo libro. Se non ha niente in contrario. No, se lei mi farà partecipare agli utili. Temo che farà partecipare tutt'altra persona. Oh sì, lo questa temo davvero. Questa sì che è un'idea geniale. L'eroe del mio prossimo romanzo farà esplodere la trappola spaziale proprio così come abbiamo fatto noi. Credevo che la finzione scientifica fosse ciò che ancora non esiste. Certo. Però la trappola spaziale esisteva e come, accidenti. Credevo che lei fosse un futurista. Oh, no, ora non più. Scriverò solo le vostre avventure. Voi siete molto più appassionanti del futuro. Salute. Destino dei viaggiatori spaziali. Vi prego, no, ascoltatemi un momento. Comandante, ora dovremmo proprio far rapporto al Travi. In fondo manchiamo l'appello da giorni. Non c'è motivo di innervosirsi così, signor ministro. Questo me lo sta dicendo da più di 7 giorni. Vorrei avere finalmente una risposta concreta. Posso sapere cosa è successo all'Orion? Io non sono un indovino, signor ministro. Ma se la cosa può tranquillizzarla, le dirò che McLean una volta non si è fatto vivo per 17 giorni e al 18° si è messo in contatto per informarsi sulla mia pressione. Un uomo spiritoso. Mi dica, è proprio vero che si attacca spesso e volentieri alla bottiglia del whisky? Intende dire se è un ubriacone? Bah, no, diciamo che regge bene l'alcol. Va bene, ci mancava anche questa. E lei ha avuto la leggerezza di affidare mio genero a un alcolizzato. Spero proprio che mia figlia non lo venga a sapere. Non si preoccupi, a bordo vige la proibizione di bere durante la missione. Generale? Generale, l'Orion sta chiamando. Orion 8 al comando di McLean. Chiama dal settore 15A 78181. Ci troviamo in posizione di rientro a terra. McLean, dove si era cacciato? Eravamo molto in ansia. Beh, abbiamo fatto una piccola sosta su Mura. Cosa ci faceva lei su Mura? Il suo compito consisteva... Generale, la cosa le interesserà molto. Le compilerò un bel rapportino. McLean, mi dica, come sta mio genero? Quando l'ho visto per l'ultima volta stava benissimo. Cosa significa per l'ultima volta? Voglio parlare subito con lui. Non è possibile. Come non è possibile? Insisto per parlargli. Immediatamente, ha capito? È steso nella sua cabina. È molto malato? No, no. È ubriaco fradicio. Passo. Ha, 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 ha